morbido e facilissimo. Questa è la ricetta per il ciambellone perfetto. Comincio preparandomi le polveri, farina e lievito setacciato, così sarà più facile inserirle con le fruste in funzione. Burro morbido e ci grattugio sopra la scorza di un limone. Quando possibile è sempre meglio inserire gli aromi direttamente sopra i grassi che sono il loro naturale amplificatore. Adesso cominciamo a lavorare aggiungendo lo zucchero e poi un pizzico di sale. Lavoro bene per un paio di minuti per sciogliere tutti i cristalli e poi vado ad inserire le uova una per volta. Ora possiamo mettere, alternandole, le polveri e il latte. Fatto! Era proprio facilissimo. Stampo da ciambellone ben imburrato, preferibile uno così a cerniera. Versiamo l'impasto, livelliamo con una spatola. E ora, un passaggio del tutto facoltativo, ma se come noi siete fan dei ciambelloni casalinghi con una bella spaccatura circolare sopra, tarocco, burro fuso e andiamo ad incidere la superficie della torta. Un po' come si fa per i plum cake. Facciamo cuocere per 40 minuti a 180 gradi in modalità statica facendo una prova a stecchino verso la fine. Una spolverata di zucchero a velo e siamo pronti per la prova morbidezza. Beh, direi prova superata. Buon appetito!